Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io mi chiamo Samuele e benvenuti in un nuovo video. Oggi in particolare parliamo di Instagram, andremo a vedere insieme trucchi e consigli per utilizzare l'app al meglio e in modo più efficace. Mi raccomando, se siete nuovi vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Iniziamo parlando di come potete organizzare in modo efficace i vostri post su Instagram. Pianificare i contenuti in anticipo vi permetterà, da un lato, di risparmiare un po' di tempo e dall'altro di mantenere un aspetto coerente sul vostro profilo. Io utilizzo al momento un'app che si chiama Notion, è gratuita, è una sorta di note che posso organizzare al meglio, ve la lascio qui sopra così la vedete, ma ci sono moltissime altre app come Later o Planoly che sono a pagamento, ma addirittura vi danno l'opportunità di vedere l'anteprima del vostro profilo in base ai post che avete programmato. Quindi è molto molto diciamo utile, soprattutto perché così riuscite anche a mantenere un aspetto armonioso sul vostro profilo, perché già vedete appunto come sarà il profilo una volta che pubblicherete tutti quei contenuti. Passiamo ora agli hashtag che sono fondamentali, ma tantissime persone sottovalutano. È importantissimo sotto ogni post utilizzare gli hashtag. Ora non ne vanno messi miliardi e a caso. Io utilizzo questo sito in particolare, dove metto diciamo la parola chiave del mio video e lui mi genera tutti quanti gli hashtag più adeguati. Io poi diciamo me li scelgo, li seleziono e li metto sotto al commento. Vi consiglio, quando selezionate il pubblico, di non utilizzare un hashtag con un pubblico troppo ampio, perché altrimenti è troppo generico. Vi consiglio di utilizzare un hashtag che abbia un pubblico né troppo alto né troppo basso, quindi insomma medio. Per il nostro terzo consiglio parliamo di come migliorare qualità di video e foto. Io principalmente, e ve le consiglio molto, utilizzo per quanto riguarda le foto Canva e per i video CapCut. Sono due app totalmente gratuite, disponibili sia sul telefono che sul PC, dove potete entrare anche ovviamente con lo stesso account e avere i vostri contenuti. Sono entrambe gratuite e entrambe hanno disponibile un piano a pagamento che vi sbloccherà più funzioni, ma vi assicuro che già col piano gratuito, sia Canva per le foto che CapCut per i video, vi permetterà di realizzare contenuti di altissima qualità e modificare per bene foto e video. Provatele e fatemi sapere. Ora passiamo all'interazione con il pubblico. Non basta pubblicare contenuti di qualità affinché il vostro profilo Instagram cresca, ma è necessario interagire con i vostri follower, rispondere ai commenti, rispondete ai messaggi, commentate i post degli altri utenti, fate collaborazioni, lasciate sondaggi nei commenti, insomma, siate attivi affinché creiate discussione sotto i vostri post e diciamo rimangono sempre in top. Infine arriviamo all'ultimo punto che riguarda le stories. Sono importantissime anche se dopo 24 ore spariscono, perché a differenza dei post vi consentono di avere un rapporto più diretto con i follower. Insomma, stare a cena fuori, fate una foto al piatto, condividete quello che fate durante la giornata, mettete i sondaggi, le opinioni, fate in modo che i vostri follower vi commentino, insomma, la storia. Insomma, mantenete l'interazione alta. Esistono comunque, se volete, anche molte app che vi aiutano a creare template per le storie un po' più accattivanti se non siete magari molto bravi. Una di queste comunque è Canva, che ha già dei template preimpostati. O comunque anche su CapCut potete fare, diciamo, moltissime cose, anche se Canva forse è un po' più sempliciotto. Ok, per questo video su come utilizzare Instagram in modo più efficace è tutto. Provate questi trucchetti e fatemi sapere nei commenti quale vi è piaciuto di più. E se ne avete altri di trucchetti o consigli da darmi, lasciateli sempre nei commenti, così magari li affrontiamo insieme nel prossimo video. Grazie per la visione, vi ricordo di lasciare mi piace e a presto con un nuovo video.